soltanto per pazzi. Il giorno era trascorso come appunto trascorrono i giorni. Lo avevo passato, lo avevo delicatamente ammazzato con la mia timida e primitiva arte di vivere. Avevo lavorato alcune ore, sfogliato vecchi libri, avevo avuto per 2 ore un dolore come capita alle persone anziane. Avevo preso una polverina, godendomela al pensiero che si può vincere il dolore con l'astuzia. Avevo fatto un bagno caldo, sorbendomi il delizioso calore, ricevuto 3 volte la posta e scorso quelle inutili lettere e stampe. Avevo fatto i miei esercizi di respirazione, ma omesso per comodità gli esercizi di pensiero. Ero andato a passeggiare un'oretta e avevo trovato disegnati nel cielo certi modelli di nuvolette delicate e preziose. Tutto era molto bello, tanto la lettura dei vecchi libri quanto l'immersione nell'acqua calda. Ma tutto sommato non era stata una giornata di felicità entusiasmante, né di gioia raggiante. Bensì una di quelle giornate che da parecchio tempo dovrebbero essere per me normali e comuni. Giornate moderatamente piacevoli, abbastanza sopportabili, giornate tepide e passabili, d'un uomo non più giovane e malcontento. Giornate senza dolori particolari, senza particolari preoccupazioni, senza crucci veri e propri, senza disperazione. Giornate nelle quali si esamina pacatamente, senza agitazioni o timori, la questione se non sia ora di seguire l'esempio di Adalberto Stifter e di essere vittime di una disgrazia facendosi la barba.